Al versetto 15 leggiamo: Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Perché in quel momento ancora Gesù non è rivelato, va bene? Però Maria, che ha avuto la pazienza e la costanza di rimanere dentro quella cornice, la cornice della fede, sta preparando a scoprire, avere l'incontro più stupendo di tutta l'umanità. E per cui Gesù si sta rivelando. Ancora non si è scoperto del tutto, è in incognita, c'è una maschera, oppure c'è un velo, oppure dentro la nube, non sappiamo, c'è qualcosa di particolare. Però Maria è lì, ancora paziente, non è andata via dalla scena, non sta facendo zapping, perché lei ha detto che deve incontrare il maestro, lo vuole incontrare. E poi il versetto 16 finalmente si rivela, perché Gesù le disse, Maria. Prima la chiama donna, qualsiasi persona potrebbe chiamarla donna, io non ti conosco. Poi a un certo punto Gesù dice: Ora esco, l'ho scoperto. Ti chiami in un modo che soltanto chi ti conosce potrebbe fare, Maria. E in quel momento lei dice: Maestro, Rabbunì, che bell'incontro, che incontro stupendo, che evoluzione che avviene in questa storia. Nella quale Maria, con pazienza e con costanza, scopre il Maestro. Questo, volevo fare una piccola riflessione, una considerazione, dopo ritorniamo di nuovo su questa scena, del perché avviene durante la notte. Non è un caso, nel senso che nel libro di Giovanni il tema delle tenebre e della luce è un tema molto caro, è un tema che ritorna spesso. Gesù nel libro di Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, viene definito la luce del mondo, colui che viene a rischiarare il buio. E allora, per poter apprezzare la luce, io la luce la devo vedere nel buio, perché durante il giorno non mi accorgo che c'è la luce. Se io sono la luce, devo per forza apparire durante la notte, durante le tue tenebre. Solo in quel modo tu ti rendi conto che la luce sta arrivando da te. Il primo grande incontro che avviene, ad esempio, tra Gesù e l'umanità viene di notte, Nicodemo. Nicodemo, che vuole scoprire qualcosa in più, incontra il Maestro durante la notte. Nel prologo di Giovanni, cioè nel primo capitolo, si dice che Gesù è la luce e che l'umanità vive nelle tenebre. Più volte in questo Evangelo scopriamo che Gesù invita l'umanità a camminare nella luce, lo fa col cieco. Qui ridà la vista, cioè può vedere la luce, lo fa con Lazzaro che lo tira fuori da una tomba buia. Ma non solo, tutte le rivelazioni del Gesù risorto avvengono tra la notte e il giorno. Non ci avevo mai fatto caso. Ah, sono qui. Al versetto 1 di Giovanni capitolo 20, se andiamo a leggere, Giovanni capitolo 20, versetto 1 dice: Ora il primo giorno della settimana. La mattina per tempo mentre era ancora buio. Per cui abbiamo Gesù si rivela e c'è buio. Poi Gesù appare ai discepoli per la prima volta e lo fa quando? Quando è buio. Versetto 19. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei, serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro. E la sera non lo fa durante il giorno. Se lui è la luce, lui deve per forza apparire in un momento in cui sono le tenebre, perché solo in quel momento io scopro la potenza che lui ha, perché soltanto chi è luce può dissipare le tenebre. Gesù riappare la seconda volta ai discepoli di nuovo all'alba, tra la notte e il giorno. In Giovanni capitolo 21, versetto 3 e 4 dice: Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero: Anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Ora, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. Per cui Gesù appare e i discepoli, quando si va a pescare, si va durante la notte e si torna verso l'alba, cioè questo passaggio tra il buio e il giorno. E non si arriva a mattina già avanzata, perché il pescatore poi torna. Ora non so all'epoca com'era, però io avevo un vicino di casa che era un pescatore e una volta,
ho avuto la sfrontata idea di dire: ah, mi piacerebbe venire una volta con te. E non ho realizzato a cosa andavi incontro. Lui aveva la sua barca che si spingeva molto, molto al largo, e per cui mi dice: bene, Roberto, stanotte alle 2 usciamo. Come alle 2? Io pensavo intorno alle 5, dice: no, noi alle 5 siamo già di ritorno, per cui alle 2 usciamo al buio. E poi bisogna tornare non troppo tardi, perché bisogna andare al mercato a portare poi tutti i pesci pescati perché possano essere pronti per la vendita. Per cui Gesù appare ancora una volta al buio. E mi sono fatto non solo una domanda, mi è venuto in mente che quando io ho vissuto a Villorora, che è un collegio che appartiene alla Chiesa Avventista, una scuola convitto dove i pastori che vanno devono studiare teologia vanno lì, e ovviamente essendo in una città diversa dove uno abita è anche una scuola convitto. E per cui ricordo che i dialoghi più belli e più profondi che io ho avuto con i ragazzi, che anche loro erano in quella scuola, erano quelli che venivano la sera tardi, quando tutto era interrotto. Durante il giorno eravamo impegnati a fare 20.000 cose, a studiare, a giocare, a divertirci, a godere della vita. Poi all'epoca poi era un tipo di educazione molto più spartana rispetto adesso, per cui c'erano anche diversi minorenni in questo istituto, per cui alle ore 20 si staccava la corrente per andare a dormire. Ovviamente noi di dormire non avevamo assolutamente nessuna voglia, per cui avevamo le candele, le pile, però entravamo in questa modalità notte. E ancora giocavamo, spesso facevamo grandi partite anche a carte, alla sera, lume di candela. Però poi dopo, finito quel momento del gioco, avevamo voglia di chiacchierare. Ed era in quel momento che noi ci aprivamo. E in quel momento che noi parlavamo dei nostri dubbi, dei nostri sogni, delle cose più belle. Penso che le cose grandi che noi abbiamo vissuto è stato proprio in quel momento. È vero che la notte è il momento degli incubi, ma la notte è anche il momento della riflessione. Quando ci svegliamo durante la notte o non riusciamo a prendere sonno e non possiamo andare a fare le nostre attività abituali, non possiamo andare a stirare, lavare, fare altro, che cosa facciamo? Pensiamo. Durante la notte, quando la nostra mente è un po' più riposa, affiorano desideri e idee. Nella notte forse è il momento in cui riusciamo a essere un po' più umili nei confronti dell'umanità e nei confronti di Dio come umanità. Il momento in cui il Dio può prendere veramente la guida della nostra vita. E allora penso, sempre attraverso questo Vangelo di Giovanni, capiamo come in Gesù viviamo questo paradosso della luce e delle tenebre. È un paradosso perché da una parte Gesù ci invita a non camminare nelle tenebre. Ci sono alcuni testi nell'Evangelo di Giovanni dove dice: non camminate nelle tenebre, voi che siete figlioli della luce. Poi un altro testo ci dice che in Gesù lui ci fa uscire dalle tenebre. Per cui dice: da una parte noi dobbiamo andare via dalle tenebre, quasi sia un posto da temere. Ma d'altra parte, proprio all'inizio di questo Evangelo, Giovanni capitolo 1, versetto 9, leggiamo: la vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Cioè la luce di Dio non ha paura delle tenebre. Cioè in quel momento nel quale noi potremmo sì maturare una riflessione profonda, però potremmo avere anche paura. In quella notte in cui possono affiorare i nostri dubbi, le nostre perplessità, sapere che qualcuno ha quel potere che se entrasse in quel momento in quella stanza diventerebbe immediatamente giorno. Non ha paura delle nostre tenebre. Anzi, Gesù ci accompagna fuori dalle nostre tenebre. Ecco il senso di quella storia che abbiamo visto di Maria, di quel quadro, di quella cornice. Maria arriva e Maria rimane. I discepoli che non hanno questa costanza, che entrano dopo e se ne vanno via prima, non hanno questa gioia di vedere questo primo incontro con Gesù. Però anche a loro Gesù rivela, dona la stessa opportunità, perché si rivela sempre di notte, proprio per ricordare che Dio ha vinto la notte. Anche il Salmo 23, che è un salmo conosciuto, che
tante persone imparano a memoria fin da piccolini, fanno questo riferimento, dice, quando anche camminassi nella valle dell'ombra, a parte che poi c'è anche la morte, che è ancora più inquietante, però la valle dell'ombra, e se c'è qualcuno di voi che è appassionato di montagna sa che camminare una valle all'ombra non è piacevole. Una valle all'ombra, il freddo arriva molto prima. Una valle all'ombra, se ha nevicato, rimarrà a ghiaccio lì. Una valle all'ombra vuol dire che siamo nascosti. In Val d'Aosta, la valle è, c'è un lato della valle che è nascosta al sole, nel senso che il sole non riesce a scavalcare la montagna che è di spalla a questa valle. E per cui quando arriva novembre, in quella parte della valle, arriva l'ombra e se ne va via a marzo. Cioè gli abitanti di quella zona non vedono il sole mai, di fronte hanno l'altro lato della vallata dove è tutto ben illuminato dal sole e loro non vedono mai, mai, mai il sole. Le case costano molto meno, per cui al limite uno ne può approfittare, però è molto triste. Una valle all'ombra è un po' inquietante ed è non per nulla Davide dirà quando anche camminassi nella valle dell'ombra. Ecco, questo brano, questa resurrezione, oltre a celebrare la vittoria di Dio sulla morte, mi ricorda questo, che Dio ha vinto anche sulla nostra ombra, sulla nostra notte, che noi possiamo nella nostra attesa e nella nostra costanza. Ricordate, Maria scopre Dio perché ha avuto la costanza di rimanere dentro quella sua cornice. Ognuno di noi ha una cornice dentro la quale sta. A volte ci stiamo un po' più stretti, a volte siamo molto più a nostro agio, a volte è una cornice leggera da portare, a volte è una cornice abbastanza pesante. Ma dentro quella cornice non abbiamo modo di incontrare il Signore. Lui è un elemento di speranza per le nostre gioie, per le nostre vittorie, per i nostri soli, ma anche per le nostre ombre. E volevo terminare con un testo che si trova in Giovanni, al capitolo 8, versetto 12. Proprio un versetto che celebra questa caratteristica di Gesù, il nostro Salvatore. Giovanni capitolo 8, versetto 12, e dice quanto segue. Or Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue per camminare nelle tenebre avrà la luce della vita. Ecco, che il Signore ci dia la possibilità di poter celebrare questa certezza e che anche quando noi camminiamo nelle tenebre avere la sicurezza che noi abbiamo un Signore della luce e se noi camminiamo con Lui di fatto avremo la luce. Che Dio ci benedica, ci accompagni in questa giornata di sabato e anche nella settimana che seguirà. E non mi rimane che poter ancora una volta pregare insieme con voi per salutarci. Padre nostro Signore Cieli, grazie per la tua parola che ci guida, che ci ispira, grazie per questa luce, luce che anche se a volte la percepiamo come debole, ma rischiara, ci permette di camminare durante la notte, ci permette di affrontare anche le nostre difficoltà, le nostre ansie, anche questo momento non semplice della pandemia che è da un anno che ci attanaglia e che a vari livelli dà peso e difficoltà al nostro cammino. Ecco, aiutaci a ricordare che tu sei questo Dio della luce che ha vinto le tenebre e che quando tu un giorno ritornerai vedremo pienamente, ora vediamo solo quasi un po' offuscato, ma vedremo pienamente questa luce e vediamo pienamente questa nuova resurrezione per l'umanità. Accompagnici il nostro cammino e grazie per quello che tu sei, quello che tu fai per noi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, allora cari fratelli e sorelle, anche coloro che ci seguono in streaming, se c'è qualcuno, buon sabato a tutti. Possiamo azionare i nostri microfoni per salutarci in maniera gioiosa. È giorno, per cui non stiamo disturbando i vicini, possiamo fare un po' di confusione e niente, ci vediamo sabato prossimo per continuare a lodare e celebrare Dio insieme. Buon sabato a tutti allora. Buon sabato! Ciao! Ciao, ciao Isa! 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 Ciao Isa!
Ciao, ciao. Ciao a tutti.